Siamo nel 1637. Oristano, forse per la prima volta, una delle poche volte in cui non festeggia la sua Sardegna. So, è un febbraio caldissimo per la Sardegna, che si trova ad essere al centro della guerra dei Trent'anni, che coinvolge tutta l'Europa e il Mediterraneo in questo momento, e Oristano ne è protagonista. Assolutamente, è vero. Le cronache riferiscono che si celebrava il carnevale e Oristano, per la prima volta da quando si sa, dalle cronache che noi possiamo, non celebrò il carnevale in quei giorni, anche perché a partire dal sabato 21 sino ad arrivare al 27 fu impegnata nel respingere il nemico. Quindi non sappiamo se nelle settimane successive fu comunque festeggiato un carnevale o una corsa a anello. Ci piace pensare di sì, che comunque per lo scampato pericolo, visto che c'erano tanti cavalieri, fosse opportuno comunque festeggiare l'avvenimento con una bella corsa all'anello. Eravamo già in quaresima, però visto il carattere straordinario della manifestazione, mi piace pensare, diciamo così, che fu celebrata comunque una corsa all'anello. Altrimenti, per la prima volta abbiamo notizie di una mancata corsa all'anello. Non possiamo parlare di Sartiglia come ne parliamo oggi, ma dobbiamo comunque parlare di una corsa all'anello. Che cosa accade di così grave? L'invasione della città, una cosa che non succedeva dai tempi più remoti del Medioevo, quando c'era ancora giudicato l'Arborea, e quindi l'arrivo delle armate catalano-aragonesi potevano comunque assimilarsi come nemici, quindi un episodio di guerra. Non fu un'invasione così cruenta come fu questa invece dei francesi. Questa dei francesi fu soprattutto rapida, veloce e devastante per il territorio, perché in pochissimi giorni si riversarono sulle spiagge, sui litorali e sui territori circostanti una massa di uomini, una massa di nemici, con l'unico obiettivo di depredare il territorio, fare bottino, che fosse perché erano affamati effettivamente e mancavano di viveri o che dovevano comunque in qualche maniera ripagare la loro spedizione, gli Ugonotti depredarono come cavallette il territorio oristanese. Qualsiasi cosa poteva essere portata via, fu portata via. A prescindere che poi magari i miliziani sardi riuscirono a strapparne una parte, comunque gli Ugonotti devastarono anche per spregio il territorio oristanese, bruciarono vigne, case, depredarono i raccolti. Ricordiamoci che nel mese di febbraio c'era comunque il grano invernale che stava crescendo, quindi qualsiasi cosa è stata trovata è stata comunque portata via. Seguirono anni di carestia. Seguirono anni di carestia che si protrassero per molto tempo. Ci sono cronache di 10 anni più tardi dove si lamenta per le vigne, per esempio, il fatto che non si produceva vino, non si produceva uva, perché ancora si subivano i danni che erano stati effettuati e comunque portati dai francesi. Cosa accadde? Era un sabato, le sentinelle vedono arrivare. Mi immagino questa scena, la bruma sul golfo di Oristano, le prime luci dell'alba e improvvisamente delle vele dei vascelli che appaiono dalla nebbia. La notte dei persiani di Ischia. Esattamente, esattamente. Oppure quello dello sbarco in Normandia. Se vogliamo parlare di qualcosa molto più simile, perché effettivamente 45 vascelli non erano uno scherzo, 45 vascelli erano una flotta di invasione vera e propria, con tutte le navi di appoggio, ma parlo di 45 vascelli da guerra, stiamo parlando comunque di una forza d'attacco di circa 8.000 uomini, non stiamo parlando di bazzeccole, che riversano in una spiaggia. Oristano non aveva i 30.000 abitanti attuali, ma a stento raggiungeva i 5.000 tra il centro storico e i borghi, e i 5 borghi, quindi una popolazione che non poteva naturalmente difendersi da un avversario così formidabile. Assolutamente no, si lamenta infatti nelle cronache il fatto che i miliziani c'erano, ma non c'erano il personale professionale che poteva addestrarli. Infatti fu chiamato in 448 tutti quei nobili o comunque veterani delle guerre di Fiandra che potevano in qualche maniera insegnare l'arte militare ai miliziani. Arrivano i soldati Grogusu. Ricordiamo però perché Grogusu. Grogusu dalle loro divise, dai calzoni e soprattutto dalle casacche gialle che indossavano questi,
questi soldati, perché non essendoci delle divise nazionali ancora, ricordiamolo, generalmente si faceva riferimento a un colore del comandante, che scendeva il comandante. Quindi probabilmente Enrico di Lorena, amante del giallo, aveva optato per questo colore degli uniformi della propria armata. Quindi questa immensa massa di nemici gialli si riversò nella nostra città e nelle nostre vie. Cosa accadde per Oristano? Qualcosa che era completamente nuovo, diverso e straordinario, perché generalmente Oristano lamentava l'invasione delle acque del Tirso, le alluvioni, qualche incendio, quindi diciamo pericoli di origine naturale, non chiaramente pericoli di guerra come la regione. Una popolazione di contadini, di artigiani. Contadini, artigiani, commercianti, assolutamente. Ricordiamo anche che comunque il porto di Oristano era molto frequentato, secondo me i francesi non scelsero il golfo di Oristano a caso. Commercianti marsigliesi o da Tolone, comunque commercianti francesi venivano spesso nel golfo di Oristano, sostavano per prendere grano e formaggio. Quindi secondo me la flotta francese scelse Oristano perché conosceva questi lì, non era stata scelta a caso. Non potevano prendersela con una piazzaforte come Alghero, che era potentemente munita, quindi scelsero Oristano per quello. Assolutamente Bosa non valeva la pena di essere toccata. Oristano invece era appetibile. C'erano rifornimenti, un golfo che poteva accogliere tranquillamente tutta la flotta e metterla al riparo dei venti. Un comodo fiume con una grandissima delta che era navigabile e ti portava fin quasi al Pontimano, e soprattutto un territorio che permetteva di avere approvvigionamenti. La città viene conquistata, i soldati non arrivano, Oristano viene sfollata, gli istituti religiosi spopolati naturalmente per la loro protezione. E di fatto è una città inerme che vede le proprie case invase dagli Ugonotti. Esattamente. Gli Ugonotti trovano una città completamente deserta. Una relazione dice che a attenderli rimasero i magistrati civici, ma questo non è confermato da altre relazioni, che comunque furono tenuti prigionieri ma non maltrattati per l'intera durata della loro cattività. Per il resto la città era completamente deserta. I soldati francesi si alloggiarono nelle case, così come era uso dell'epoca, presero tutti i viveri che riuscirono a trovare, tutti i beni che la povera gente o comunque i religiosi avevano cercato di nascondere, e alloggiarono e passarono il loro carnevale oristanese in quel caso, per quei 3 giorni. Andarono via, come? Andarono via molto male perché, resosi conto che le forze avversarie erano così preponderanti, sapevano benissimo che se non fossero scappati immediatamente, l'intero esercito e la flotta sarebbero stati catturati dall'impero di Spagna. Un piccolo stratagemma, quello che popolarmente è chiamato sabbeffa, lì mise nell'anno di un esercito molto più importante, sì. Naturalmente. Esattamente, la beffa, quindi quella strategia di far camminare i cavalieri in circolo lungo l'intero perimetro della Basilica di Santa Giusta, mise negli Ugonotti il timore dell'arrivo di preponderanti forze di cavalleria, quindi li costrinse dopo 3 giorni di interrotta beffa ad andare a patti con le forze miliziane sarde. Vanno verso Torre Grande passando per Submontimanno, sì. Per Submontimanno, che è attualmente il ponte che separa, no? Oristano dalla borgata di Donigala. Esattamente. Enrico di Lorena inquadra, questo le cronache sono concordi nel riferircelo, le sue milizie in una formazione a quadrato di circa 5.000 uomini. Va verso Pontimanno, perché naturalmente era l'unica strada che poi collegava la città a Torre Grande. Esattamente, anche se è stata aperta poi quella da Vera Repubblica, in quel momento Pontimanno è l'unica via di uscita. I nostri miliziani, che sapevano bene, conoscevano il territorio, infatti cosa fanno? Guadano a Sili, a Bagrocus, guadano il fiume Tirso, si posizionano tra Donigala e la Madonna del Rimedio e Solanas, e attendono l'arrivo del quadrato francese.
e cominciano a bersagliarli di un interrotto fuoco di fucileria. I francesi, che sono costretti da un territorio poco ospitale, si mettono in colonna e subiscono questo fuoco, perdendo un grandissimo numero di uomini. Sono in fila. Sono in fila, esattamente, perché devono attraversare le vigne. Fatto, è un tiro a segno. È un tiro a segno che viene fatto. Canales de Vega riferisce questo, che pochissimi sardi perirono, un po' perché i francesi non potevano fermarsi a mettere i loro archibucci nelle forcelle, un po' perché forse Dio aveva benedetto la missione dei sardi. Esistono fonti francesi di controparte? Esistono fonti francesi di controparte che difendono la fuga dell'Harcourt. Non potevano certamente nascondere il fatto che fosse stata una sconfitta, però dicevano, cercavano di salvare l'onore di Francia con altri stratagemmi, quindi la propaganda francese non riconobbe la fuga dell'Harcourt. Che non era uno sprovveduto naturalmente, ma essendo le campagne destinate per lo più a terreno agricolo, dovevano necessariamente camminare. Ricordiamo che era giovanissimo all'epoca, non era un veterano avvezzo a mille battaglie, ecco perché l'arcivescovo di Bordeaux, secondo me, gli fu affiancato. Ma naturalmente non era così stupido da non capire che quel terreno ostile naturalmente sarebbe stato fatale per lui. Andarono via. Cos'è rimasto a Oristano e qual è la memoria? Io penso che quando gli oristanesi, comunque gli insensati, tornarono a Oristano, trovarono una città completamente distrutta, devastata, impoverita, spogliata di qualsiasi cosa che poteva essere utile, e gli oristanesi patirono profondamente questo stato di cose. Quindi lo ricordano, devono ricordarlo, perché comunque è una grande vittoria per loro. La battaglia in Sardegna, in realtà. Beh, ricordiamoci che in quel caso il campanismo era molto più forte di quello di oggi, quindi la celebrazione fu fatta per Oristano, naturalmente i festeggiamenti e la gloria fu per tutti e per il regno di Sardegna, naturalmente per aver difeso la cattolica fede e il re di Spagna, ricordiamolo sempre che i titoli, le frasi fatte imperavano in quel momento, però la gloria di Oristano si è salvata. La cattedrale conserva un cimelio di quei giorni. Conserva i quattro stendardi del conte di Lorena che sono appesi nella navata centrale della cattedrale, quindi chiunque di noi visiti la cattedrale può vederli. Tempo, sino forse una cinquantina d'anni fa, nella memoria anche fisica del calendario liturgico oristanese si conserva traccia di quegli anni. Sì, esattamente. Non poteva nell'animo delle istituzioni oristanesi cancellarsi il ricordo di questo avvenimento, era troppo importante. Per troppo tempo gli effetti, troppo forti gli effetti che comunque continuano a imperversare nel territorio della città per decenni, e bisognava comunque ricordare l'avvenimento. Fu scelto il 26, il giorno di Sant'Alessandro, perché molti pensano che il 26 la flotta andò via il 27, però il 26 avvenne la battaglia. Effettivamente nel cuore delle istituzioni oristanesi si cercava di celebrare la vittoria delle armate sarde, quindi dei miliziani oristanesi, sul nemico. E fu scelto il giorno di Sant'Alessandro. Quindi dall'anno successivo la processione fu fatta, una solenne messa in cattedrale, e una processione che andava per le vie del centro storico. Questa messa, questa processione fu effettuata per tantissimo tempo, fino a quando la Sardegna fece parte dell'Impero di Spagna, naturalmente in maniera più solenne. L'arrivo di Savoia, diciamo così, allentò un attimino quel sentimento di glorificazione della corona di Spagna, naturalmente. Quindi la processione, la messa, si ridusse in dimensioni, ma venne comunque mantenuta. La processione rimase sino ai primi anni del Novecento. Nel primo dopoguerra la processione non venne più effettuata, mentre si mantenne ancora il festeggiamento religioso e la messa, che rimarre sino agli anni 50, soprattutto nelle confraternite che tendevano a mantenere queste tradizioni religiose, la festa di Sant'Alessandro comunque veniva effettuata. Sappiamo che poi negli anni 50, come tante altre manifestazioni, altri festeggiamenti, sia religiosi che laici della città di Oristano, furono poi dimenticati piano piano. Cosa rimane ancora
nella memoria, al di là del festeggiamento di Sant'Alessandro, religioso e civile. Hai la sensazione che gli oristanesi ricordino? Oppure occasioni come questa, un appuntamento come questo, può aiutare a ricordare la propria storia? Ma secondo me l'età giudicale. Esattamente. Io penso che nella memoria degli oristanesi un pochettino più anziani i Soldrau Grogusu vengono comunque conosciuti, ricordati, c'è ancora un eco di quella battaglia, nelle giovani generazioni no, quindi penso che sia compito nostro rinverdire i fasti, non tanto per glorificare un'azione di guerra, per carità, però è utile non dimenticare la propria storia. Se nella mazza che viene portata in processione il giorno del Corpus Domini, insieme a tutti i santi che devono proteggere la città di Oristano, c'è Sant'Alessandro, c'è un motivo. Se ci sono quegli stendardi appesi in cattedrale, c'è un motivo. Che i giovani oristanesi non conoscono la propria storia mi sembra una cosa che non va recuperata, non può continuare in questa maniera. Io non dico che tutti gli oristanesi non conoscono la propria storia, per carità, però secondo me se nei, diciamo così, durante gli studi, nei programmi scolastici si fa una digressione ad Oristano e si ricordano anche il Soldau Grogusu, sarebbe una cosa auspicabile. La prima cacciata dei francesi. La prima cacciata dei francesi.